Sono passati 30 anni e la voce dei familiari delle vittime della strage del Moby Prince non si è mai affievolita. Oggi si sente ancora forte, unica nel chiedere verità e giustizia per le 140 persone morte nel rogo scoppiato a Livorno dopo la collisione tra il traghetto diretto in Sardegna e la petroliera Agip Abruzzo. Sappiamo che sono indagini aperte, è giusto che il massimo riservo perché sono molto delicate. Noi abbiamo come punto di inizio sono le risultanze della commissione precedente del 2018 che ha ribaltato completamente la verità processuale dicendo che l'incidente non è venuto per la nebbia, che il Moby Prince, il traghetto, ha cambiato la rotta repentinamente prima della collisione, quindi per una turbativa della navigazione in cui c'erano le indagini attuali, che la gente a bordo è sopravvissuta parecchie ore in attesa dei soccorsi che posso dire io personalmente dolosamente non sono mai stati attivati su Moby Prince. Si deposita una corona al monumento intitolato alle vittime. L'artista Francesco Vieri dona il modello della Moby Prince all'associazione. Si scandiscono i nomi delle persone che non ci sono più all'Andana degli Anelli, si lanciano rose in mare. Rituali che quest'anno hanno contato un'aggiunta. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha voluto donare una pergamena agli ormeggiatori Mauro Valli e Walter Mattei che per primi in quella notte giunsero sul luogo della tragedia e salvarono l'unico superstite, il mozzo della Moby Prince, Alessio Bertrand. Mentre la CP illuminava la nave per cercare di capire, di vedere se c'erano anche, cercava delle persone, dallo specchio di poppa ho visto una figurina che si lanciava e è caduta in acqua, ho visto lo splash e sono andato lì, abbiamo preso, raccolto, l'abbiamo tenuto in barca con uno 10-15 minuti. Ha detto qualcosa in quei momenti? Sì, sono tutti morti. Ho provato in tutti i modi, come sto dicendo a lei, a spiegarle che la nebbia c'era, era un banco che avvolgeva l'Agip Abruzzo, ha avuto la sfortuna di trovarselo davanti in maniera repentina, il Moby Prince, e ci si è infilato dentro.